Anticipazioni Tempesta d'amore. Trama puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2020. Michael picchia Natasha. Lunedì 27 aprile 2020. Jessica si convince che Harry non sia più innamorato di lei. La donna vorrebbe sposarsi, ma il suo fidanzato sembra non desiderarlo. Franzi vive un momento di panico durante un importante ricevimento organizzato da Christoph. La giovane è nei guai fino al collo. Poi però, inaspettatamente, la sorte volge a suo completo favore. Michael è diventato dipendente da sonniferi e non riesce a parlarne né con la moglie né con Fabien. Natasha nota che è molto aggressivo e, disperata, chiede aiuto ad André. Purtroppo nemmeno lo chef riesce a farsi dire dal dottore che cosa gli sta succedendo. L'uomo è terrorizzato dal mostro che è diventato. Natasha è in pericolo? Corre un grave rischio? Linda intanto nota che Christoph è molto malinconico e prova a tirargli sul morale offrendogli la sua vicinanza. Tra Harry e Jessica regna freddezza e gelo. Inoltre una scoperta fatta dalla giovane estetista non fa che allontanarli sempre di più. Martedì 28 aprile 2020. Franzi soffre a causa dei sentimenti che prova per Tim, che sembrano non essere corrisposti. Christoph intanto mette a completa disponibilità del figlio tutte le risorse di cui dispone per fargli realizzare il suo più grande sogno. Valentina non fa che pensare a Fabien ed è molto triste. Hildegard se ne accorge e cerca di farla distrarre, proponendole di preparare un dolce insieme a lei. Alla ragazzina viene in mente un'idea geniale. Il dottor Borg, il terapista di Annabel, si fida della sua paziente e crede che con il giusto percorso cambierà in meglio. La ragazza inoltre si trova in ospedale in quanto è caduta rovinosamente a terra, ferendosi ad una spalla nel bel mezzo di un litigio con Christoph. Esso per giunta si è verificato nei pressi del lago, dove la ragazza ha tentato di porre fine alla vita di Denise solo poche settimane prima. Mercoledì 29 aprile 2020. Il dottor Borg crede fermamente nel pentimento di Annabel. Franzi scopre che Tim non è interessato a lei e vi resta malissimo. I due possono essere soltanto amici. Il giovane e la frutticoltrice poi trascorrono un pomeriggio insieme e la ragazza, quando era in casa, capisce di provare qualcosa di veramente molto forte per lui. Werner vuole trovare a tutti i costi il milione di euro mancante e si affida al cane Argo. L'albergatore si inoltra nel bosco insieme a Robert e al segugio, ma ad un tratto Argo scappa facendo perdere le tracce. Jessica nel frattempo crede che grazie ai benefici che lei ed Harry trarranno dal corso di ballo, la loro relazione si salverà. Ma la ragazza ha fatto bene i conti oppure no? Giovedì 30 aprile 2020. Michael comunica a Christoph di aver sottoposto Annabel ad un delicato intervento chirurgico. Presentava una ferita alla spalla molto profonda. Inoltre gli fa sapere che dovrà eseguire degli esercizi riabilitativi molto duri. Con chi? Con Paul Lindelberg. La Sullivan intanto si risveglia. E tutti fanno una spiacevole scoperta. Tim rivela a Franzi di avere un grande sogno, fondare un polo club. Sfortunatamente non ha ancora trovato una proprietà adatta per dare forma al suo desiderio. La ragazza però lo stupisce con una grandiosa idea. Il degen l'ascolta elettrizzato. Werner e Robert sono disperati, hanno perso il milione di euro e di Argo non vi è alcuna traccia. Dove si sarà cacciato? Lucy va a fare una passeggiata. La giovane ad un tratto si imbatte in Argo, che la conduce verso un posto nascosto. La bionda Erlinger non può credere a ciò che vede, e ovvero un milione di euro in contanti. André scopre che un noto critico gastronomico si fermerà presso il caffè di Linda. La famosa torta di nocciole della donna è finita e la sua amata non c'è in quanto è partita per un breve viaggio. Lo chef, dopo un'attenta riflessione, decide di preparare il dolce da solo. Il critico l'apprezzerà lo stesso? Il Konopka otterrà il risultato sperato? Venerdì 1 maggio 2020. Christoph cerca di far capire al dottor Borg che Annabel non è affatto pentita dei macabri gesti commessi solo qualche settimana prima e che inoltre la caduta nei pressi del lago è avvenuta in maniera del tutto accidentale. Il terapista però non vuole sentire ragioni e addossa su di lui tutte le colpe. Successivamente il dottore fa domanda alla corte per togliere la custodia legale di Annabel al Salfield.
L'albergatore lo scopre e ne resta letteralmente inorridito. Tim è molto felice. Il prato suggerito da Franzi è perfetto per il suo polo club. Ma Harry spezza subito il suo entusiasmo. Se vuole realizzare il suo progetto, deve sacrificare il frutteto dei Krumbierg. Tim potrà farlo? Michael teme che le complicazioni dell'operazione di Annabel finiranno per distruggerlo. Sempre più sotto pressione, il dottore si sfoga duramente con la moglie Natasha. E purtroppo non solo a parole. La cantante resta scioccata dalla sua aggressività. Sabato 2 maggio 2020. Lucy trova il denaro di Christoph Salfid, sulle cui tracce si erano già messi Werner e Robert. La ragazza però, anziché tenerselo per sé o riportare la sua scoperta alla polizia, comincia a destinare consistenti somme della cifra alle persone più bisognose del paese. Pertanto inizia a lavorare come donatrice anonima. Stranamente le reazioni delle persone del posto sono molto lontane e diverse da quelle immaginate da Lucy. André ha fatto di tutto per stupire il critico gastronomico giunto nel caffè di Linda e la valutazione dell'uomo è molto positiva. Tuttavia le conseguenze per lo chef sono diverse da quelle previste. Durante una cena organizzata dall'albergatore, Tim viene ufficialmente accettato dalla famiglia Salfield. Purtroppo però la serata non si conclude in maniera felice. Il giovane Dejan è costretto a prendere tristemente consapevolezza che il papà e Linda gli hanno sempre mentito in passato. Domenica 3 maggio 2020. Lucy, anziché tenersi per sé i soldi ritrovati, li regala in beneficenza. Tuttavia nessuno conosce la sua identità. La ragazza viene definita l'angelo di Big Claim. Nel frattempo André racconta a Lucy che il possibile benefattore deve essere entrato in possesso sicuramente del denaro perso da Christoph Salfield. La bionda Erlinger alla notizia sbarra gli occhi. Jessica non vede l'ora di seguire le lezioni di ballo con Harry. Purtroppo però scopre che il corso è molto costoso. Bella gli dice di non preoccuparsi, sarà lui il loro insegnante di danza. Michael ha problemi all'udito legati ai farmaci che sta assumendo già da un bel po' di tempo in maniera smodata. Natasha deve recarsi ad Amburgo a causa del padre malato. Il marito però non se la sente di accompagnarla e usa le complicazioni della riabilitazione di Annabel come motivo per restare a Big Claim. Anticipazioni Tempesta d'amore. Puntate di giugno 2020. Paul ammette di amare Lucy Erlinger, ma è troppo tardi. Paul affermerà finalmente di essere innamorato della cognata Lucy Erlinger nelle puntate che andranno in onda nel mese di giugno 2020. Peccato però che lei risulterà fidanzata con Bella Moser. Inoltre la ragazza farà una scoperta sul bel fisioterapista che non le piacerà per niente e avrà parecchio da ridire in merito. Nel frattempo due amati personaggi, dopo aver vissuto dei momenti molto difficili e aver messo a dura prova il loro amore, pronunzieranno il fatidico sì. Paul sorprende Bella e Lucy in atteggiamenti intimi. Negli attuali episodi in onda su Rete 4, Lucy si è appena accorta nel corso di una passeggiata che l'uomo della sua vita è Paul Lindelberg, il marito della defunta sorella Romy, morta a causa di un arresto cardiaco pochi giorni dopo le sue nozze. E tutti sappiamo benissimo che la dipartita non è avvenuta per cause naturali, bensì per gli effetti di un potentissimo veleno somministrato da Annabel durante una festa folcloristica e in realtà destinato a Denise Salfield. L'addio della giovane ha stravolto diverse vite e in particolare, come stiamo vedendo di recente, sta dilaniando dal dolore il giovane fisioterapista e Michael. Quest'ultimo in particolare crede di non aver fatto abbastanza per salvare la vita alla cameriera e, devastato da terribili sensi di colpa e rimorsi, è diventato purtroppo dipendente da psicofarmaci. Paul invece, all'inizio, come abbiamo già visto, ha cercato conforto nell'alcol. Poi grazie ai consigli di Jessica e al supporto e al sostegno morale di Lucy, ha trovato il modo per metabolizzare il lutto. Dopo la morte della sorella, Lucy ha cominciato a prendersi amorevolmente cura del cognato e ha instaurato un legame molto speciale con lui, che per giunta non è passato di certo inosservato agli occhi di Bella Moser, ritornata a Big Claim in cerca della sua fidanzata Mona. La bionda Erlinger attualmente sta lottando con se stessa, in quanto si è resa conto di provare sentimenti molto forti per l'atleta, sentimenti che però non riesce ad ammettere nemmeno a se stessa. Stando a quel che vedremo a breve, la biondina tenterà di confidarsi con Franzi, ma non sarà facile. Ogni volta che penserà a Romy, sentirà un nodo alla gola.
disgustata dalla verità che c'è nel suo cuore, farà di tutto per non pensare a Paul, ignorando che in realtà anche il ragazzo sta cominciando a vederla con occhi diversi. Nel frattempo Bella comincerà a passare molto tempo con la Erlinger e questa stretta vicinanza lo porterà a innamorarsi perdutamente di lei. Paul invece stringerà un'amicizia molto particolare con una sua ex paziente, Annabelle, che uscita dall'ospedale psichiatrico avrà un unico obiettivo, sedurlo per preservare il segreto legato alla morte di Romy. Il Moser intanto un giorno non resisterà più e deciderà di essere sincero con se stesso e con la sua amica. Dopo una passeggiata confesserà a Lucy di volerla frequentare perché è innamorato di lei. Ebbene, inizialmente Lucy lo respingerà, spiegandogli di amare Paul. Ferito, Bella deciderà di mettersi in disparte, ma ecco che la Erlinger, dopo un'intera nottata passata a pensare, si renderà improvvisamente conto di essere molto interessata a lui. Il risultato? Dopo una breve frequentazione, Lucy e Bella diventeranno una coppia. E tutto ciò proprio quando Paul riuscirà finalmente a smascherare Annabelle e a farla arrestare per l'omicidio della dolce Romy. Lucy e Bella poi si lasceranno andare alla passione e trascorreranno insieme dei momenti bellissimi. Paul sarà molto contento per loro e almeno all'inizio non sembrerà essere particolarmente geloso della nuova love story. La situazione cambierà drasticamente quando un giorno Lindelberg beccherà i due in un momento di intimità. Scioccato, proverà a proferire qualche parola, ma gli risulterà davvero difficile camuffare il suo imbarazzo. Poi, il giorno dopo, quando si imbatterà nel rivale, gli augurerà di essere felice con la bionda Erlinger, ma in realtà mentirà. Distrutto, si recherà dal suo amico Tim, al quale confesserà di amare Lucy e di aver sbagliato a non essersi mai dichiarato. Il giovane Degen che cosa gli consiglierà di fare? Non lo sappiamo in quanto gli spoiler sono piuttosto vaghi, ma quel che è certo è che il bel fisioterapista, nei giorni a venire, si sentirà sempre più solo e triste. Lucy, gelosa di Paul? Demotivato e sempre più preso da Lucy, vedremo che Paul diventerà inaspettatamente più morbido verso Jessica, consentendole di passare più tempo con la piccola Luna. Labrador Horse non smetterà mai di ringraziarlo in quanto, in questo modo, riuscirà a rafforzare sempre più il legame con la sua bambina. Tuttavia i genitori della piccola non torneranno insieme. La bella setista, come vedremo a breve, riuscirà finalmente a risolvere i suoi problemi con Harry e a sposarlo. Per motivi lavorativi i due saranno costretti però a lasciare il Fusenhof. E il dolore per il distacco della sua figlioletta sarà per Jessica davvero atroce. All'inizio, per il bene della piccina, l'estetista e Paul perverranno a un accordo che prevederà l'occuparsene a turno. Il loro piano però non andrà come sperato. Dopo aver passato tantissimi giorni con la mamma, Luna farà i capricci e non vorrà stare con il padre. Sarà così che Lindelberg si vedrà costretto a prendere una forte decisione. D'ora in avanti Luna crescerà con la madre. Anche se il suo cuore sarà letteralmente a pezzi, sia per la distanza della piccola che la donna che ama, l'atleta deciderà di affidare la bambina alla madre, che farà salti di gioia. Anche Harry lo ringrazierà e gli prometterà che la piccina vivrà in un ambiente sano, in cui non le mancherà nulla e che lui potrà visitarla ogni volta che vorrà. Paul però, pur essendo consapevole di aver fatto la cosa più giusta per sua figlia, non nasconderà di starci malissimo. Lucy se ne accorgerà e ammonirà il ragazzo, che finirà per discutere con lei. Bella intanto comincerà a pensare a come farlo distrarre. Inizierà a presentargli alcune sue amiche. Paul però, avendo occhi solo per la bionda Erlinger, ogni volta che uscirà non sarà del morale giusto. Lucy nel frattempo non apprezzerà per niente la trovata del suo fidanzato, definendola parecchio inopportuna. Un giorno i due arriveranno addirittura a litigare. E ci chiediamo, perché la ragazza sarà scontenta? Forse perché è ancora segretamente innamorata del fratello di Alicia? È gelosa di lui? Crediamo proprio di sì. Seguiremo attentamente questa storyline per offrirvi tutti gli spoiler del caso. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.